Cari amici di Quotidiano Net, un campionato sempre più vivo e appassionante, ne parliamo con il nostro direttore Xavier Jacobelli. Buongiorno Xavier. Buongiorno Beppe e buongiorno ai nostri amici. Allora, come non cominciare con la Juventus e lo straordinario successo per 2-0 sul Milan, che ha ribadito le qualità della squadra di Conte, adesso capolista naturalmente insieme all'Udinese. È stato un successo eh, netto che forse va al di là del punteggio? È così, è così Beppe perché mh, Conte ha coniugato. L'eccellente condizione atletica, uno Juventus che andava a 100 all'ora mentre il Milan ha dato l'impressione di camminare, ha la qualità del gioco che continua a migliorare. Non è un caso che a segnare i due gol sia stato, gol sia stato uh, Marchisio, sì. che è un prodotto del divario nero. ora i paragoni si sprecano con Tardelli piuttosto che con lo stesso Conte, e non è un caso che Vucinic sia stato un grande protagonista assieme a Vidal e a Pirlo, che il Milan come… Peraltro si poteva facilmente prevedere, ha cominciato a rimpiangere molto prima di quanto non pensasse. È un Milano invece che è senza difesa, in senso letterale. Uscito nesta per infortunio nel finale, la retroguardia ha ballato e poi ha ceduto di schianto. Temo che si stia profilando all'orizzonte un problema abbiate perché siamo alla seconda patera di questo portiere bravissimo che però dopo l'incertezza con l'Udinese ieri sera ne ha compiuto un'altra facendosi passare il pallone fra le gambe. È un Milan che deve approfittare della sosta del campionato per ricaricare le pile perché in questo momento la Juventus legittima le sue ambizioni. Ecco, tra l'altro Conte è molto carico come tutto l'ambiente bianconero, ha trasmesso sicuramente un entusiasmo particolare a questa Juventus e oltretutto si permette di tenere in panchina personaggi del calcio. Di matri di Del Piero sarà sempre possibile questo? Questo dipende dalle sue scelte. Ieri lui ha optato per un 4-1-4-1, quindi soltanto una punta davanti. Peraltro Vuccinic è un attaccante che ama svariare ed ha aiutato molto il centrocampo e questa, secondo me, è la ricchezza della Juventus in attesa di capire a gennaio come e eh, quanti. Giocatori eh, lasceranno la Juventus perché l'organico è sicuramente sovraffollato, però Conte è molto bravo perché gestisce la squadra con molta chiarezza a seconda dell'avversario, impiega i giocatori ad hoc. Per esempio, Vidale ha disputato una grande partita. E come non parlare di Chiellini, che dopo Catania sembrava se, a giudicare da alcune valutazioni a essersi imbrocchito di colpo, in realtà ha schierato a lungo la fascia sinistra, ha giocato molto bene, questa è anche una buona notizia per Prandelli che l'ha chiamato in nazionale, insieme con Barzagli che torna in nazionale dopo quasi quattro anni e Barzagli è una delle altre note positive di questa Juventus in questo scorso di stagione. Bene, adesso passiamo a parlare dell'Udinese, l'altra capolista, per dire, chiederci, Xavier, se, questa squadra, se la squadra di Guidolin ha il potenziale per reggere la corsa da capolista o comunque la lotta per lo scudetto fino in fondo. Allora, ricordato che l'Udinese l'anno scorso perse uh, le prime 5 partite ed ebbe un avvio assolutamente disastroso. Nell'arco delle altre 33 partite e delle prime 5 di questo campionato ha totalizzato 77 punti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nonostante le cessioni di Sanchez, di Inler, di Zapata, l'Udinese e Guidoline in particolare, che merita il più caldo degli applausi, è stata capace di costruire una nuova squadra. Dove c'è Benattià che sta facendo faville, ma come non pensare ad Andanovic, grande protagonista? in occasione della partita di Europa League giovedì scorso a Glasgow contro il Celtic. Quello un pensare di Natale che continua a segnare con una regolarità impressionante, ricordando che per esempio Floro Flores non ha ancora disputato una partita per infortunio. Quindi è un Indinese che merita assolutamente questo primato e, secondo me, ha appena cominciato a divertirsi. Bene Xavier, come non parlare in termini polemici dell'Inter, della direzione arbitrale di Rocchi che ha determinato sicuramente, almeno in buona parte, il risultato che ha visto trionfare il Napoli. Napoli è assolutamente eh, squadra di primo piano per il campionato italiano, ma eh, l'Inter travolta all'inizio sicuramente dalle decisioni di Rocchi. Nel caso Rocchi è destinato a tenere banco anche nei prossimi giorni, stamane a Radio Anch'io lo Sport, eh, su Radio Rai 1 il designatore Braschi è intervenuto pronunciando una Estemporanea a Ringa che non sta né in cielo né in terra. Braschi ha testualmente affermato che in fondo si è trattato di una partita sottotono da parte di Rocchi e che non è il caso di farla tanto lunga. Che Rocchi è uno dei migliori arbitri in circolazione anche in campo internazionale, bla bla bla. Restano e... gli errori marchiali. <ride> cioè, in realtà, nell'arco di pochi minuti, alla fine del primo tempo della gara di sabato, Rocchi ha commesso degli errori che, secondo me, neanche l'arbitro di un torneo dopolavoristico può commettere ora. Se Braschi pensa di cavarsela sospendendo per 2-3 turni Rocchi sbaglia tutto, perché è necessario che arrivi un segnale forte e chiaro anche a chi è stato un pupillo di collina, perché se sbaglia come ha sbagliato Rocchi deve essere fermato per lungo tempo, anche perché c'è un Inter che è furibonda. Ha contato, e sono sotto gli occhi di tutti, già cinque errori arbitrali nell'arco delle prime cinque partite. Ora, noi riconosciamo la fallibilità arbitrale così come quella dei giocatori, dei dirigenti, degli allenatori e dei giornalisti. Però è altrettanto vero che la categoria arbitrale in questo avvio di campionato sta stentando molto e... Gli errori che Rocchi ha commesso sabato sera sono peraltro stati sottolineati, direi con grande sportività, dallo stesso De Laurentiis, che ha affermato testualmente di comprendere l'irritazione di Moratti. Molto bene, grazie Sabia Cobelli. Grazie a te, Beppe, e ai nostri amici. Ai prossimi appuntamenti con lo Sport.